Andiamo a teatro con una giovane compagnia, si chiama La Banda degli Onesti, ispirata al celebre film del 1956 che consacrò il sodalizio di Totò e Peppino. Sono con noi il direttore della compagnia teatrale La Banda degli Onesti, Salvatore Forte, e i suoi attori Francesco Mele e Francesco Sepe. Eccoci qua, ben arrivati. Tra le altre cose, ci fa molto piacere perché voi ci avete scritto, quindi guardando la nostra trasmissione, noi vi offriamo il nostro spazio ben volentieri. Tra l'altro, penso sia un grande onore avere Gaetano Amato, che è rimasto con noi, potrebbe essere magari anche il vostro mentore, non tanto tuo, perché più grande scena. Questa compagnia che nasce 3 anni fa, però per quanto riguarda voi, siete insieme già da un po' più di tempo, perché eravate in un'altra compagnia. Io sono nuovo. Nuovissimo, anche perché, cioè, perché voi da 12 anni, lui ce ne ha 13, no, ha 19 anni, comunque molto giovane. Certo. Una grande passione che vi unisce, quella del teatro. Tra le altre cose anche autofinanziato. Sì, certo, soprattutto perché chiaramente le compagnie amatoriali queste sono. Cioè noi ci andiamo avanti con la vendita dei biglietti, con qualche sponsor, se qualche voto lo troviamo, perché non è sempre. Quindi automaticamente siamo noi che sovvenzioniamo il tutto, il tutto. Ecco, qual è la vostra storia? Quali sono state le rappresentazioni, le commedie che avete portato in scena da quando siete insieme con questa compagnia? La banda ha messo in scena 3 commedie, Uocchichine in mano vacante, C'è truffa per te e Questi sono numeri. Tutte scritte da me. E il nostro genere è quello comico, la nostra prima cosa è divertirci prima noi. E poi ovviamente se capita che si diverte il pubblico, ben venga questa cosa. Assolutamente, lo si fa per questo. No? Oh, caro Gaetano Amato, noi siamo qui, come dire, in veste di avvocati del diavolo. Quanto è bello fare teatro, quanto è bello teatro, eccetera, eccetera. Ne vale la pena? Io lo dico, in genere non vado a cose teatrali, tu lo sai, insomma, non partecipo mai a prime, eccetera. Sono un po' un orso su questo, anche se mi mancano i pila qua. Però vado spesso alle cose amatoriali. Quando ci stanno i festival mi fa piacere andare, eccetera. L'unica cosa che dico, non puntate a fare i professionisti, ma per un motivo semplice. Quello che deve venire verrà se deve venire. Ma il fatto di pensare che io già fu teatro perché un giorno devo andare in televisione è una stronzata enorme. Perché la televisione è un bruciatore che oltre a bruciare la tua d'immagine e ti brucia nel momento in cui ci passi, io sono 35 anni che faccio questa cosa, sai quanti li ho visti passare e non si sa più che fine hanno fatto. Velocissimi, gente che ti passa sulla a 200 all'ora, tu trovi innanzi protagonista. Poi tu che continui a fare e chi non ci sta più. E oltre a bruciare questo, brucia anche la passione che c'hai. Perché poi ti vai a scontrare con delle situazioni che non sono più vere, non sono più reali, sono tutte artefatte. E allora cominci a perdere l'amore vero per quello che è l'andare in scena. Quello spirito genuino. Quello spirito che ti aveva portato là. Poi c'è un'altra cosa. Tu, Ciro, con i due Ciro siete veramente dei fautori di questo genere. Però io dico, anche la drammaturgia napoletana si è un po' fermata alla Scarpettiana, alla Posciadda. Adesso sentivo i titoli che menzionava lui, mi danno l'idea di quello. Secondo me questo però ferma un po' quel teatro napoletano, perché c'è stata un'evoluzione fino a un certo punto, fino a Edoardo, Viviani sono stati grandi innovatori, poi ha proseguito solamente Annibale che non c'è più, ha insomoscato e la drammaturgia è tornata a quello che era prima, cioè mentre prima eravamo all'avanguardia, mo ci siamo un po' fermati. E chi a Napoli non vede scrivere un musical? Forse Gianfranco Gallo ha scritto Quartieri Spagnoli che la messa in scena è terminata ieri. Ah, io sto proprio, io non l'ho detto, io sto al Trianon il 3 marzo con musical. Ah, che non è un musical, ma è come se fosse alla napoletana, però è un musical arrangiato alla napoletana. No, è una cosa molto divertente, dove noi mettiamo a confronto Napoli e gli Stati Uniti. Quindi dicevo, si ferma un poco. Mi piacerebbe che questi ragazzi facessero un passo qualcosa di diverso. Salvatore, pensi che questa nostalgia culturale, se così la vogliamo chiamare, effettivamente fermi il teatro, come ha detto Gaetano? Cioè, le tue commedie richiamano molto le antiche memorie teatrali di Napoli, quelle che poi ci hanno fatto grandi, oppure c'è qualche contaminazione moderna? Ma guarda, io ti dico questo, è normale che portando a teatro una cosa inedita, tu cerchi sempre la novità.
appunto noi giochiamo sul fatto di portare l'inedito, appunto perché noi pensiamo che l'inedito attiri di più, e appunto cercare la novità credo che sia una cosa diversa, appunto come, non dico che uno volesse abbandonare il teatro napoletano, ma ecco proprio cambiare proprio aria, rimanendo sempre con le radici napoletane, però è pure bello cambiare e andare oltre, no? Quello che già è stato il teatro. Quali sono i tuoi modelli di scrittura? Originariamente non ho un modello, io mi invento una storia, mi invento cosa vorrei che accadesse e poi da questo cosa voglio che accade poi ci gioco intorno e mi diverto così. Abbiamo c'è anche un video, lo vediamo insieme, sì. Così li vediamo all'opera. Io dovevo andare a teatro a vedere una commedia, mi trovo a tavolo con un ricchione che... Basta, piaceri da gente, ce l'ho detto, non te li posso fare più. E chi se ne è non intanto a farmi questo piacere? E ma per 3.000 euro rimane qua a tavolo con un ricchione come chi? No, vai. Ma aspetta che mi si... Si sono andati tutti quanti qua. A volte tu vuoi fare un'azione buona, oh, non la puoi fare un'azione buona. È tremendo come cosa. Mamma mia. Perché poi dici, ma perché tu ti arrabbi? No, tu ti devi arrabbiare. No, tu non ti devi arrabbiare perché a questo punto dici, vabbè, allora io non faccio piacere a quello. No, no, tu mangi la tira a qualcuno che tu mi dici. Hai capito? Hai capito dove hai detto io? E fa un piacere a qualcuno che ti ha attaccato, ma se non parla, non è così 3.000 euro, ma no, ti salta, non ti dici, non mi 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 dici, Io direi bravissimi, tra le altre cose anche la scenografia molto curata e nonostante sì. Voglio dire sia una compagnia amatoriale, direi che aveva tutta l'aria di una compagnia di professionisti. Che ne pensi, Lucio? Credo che Gaetano Amato è più intelligente di me su questo. Gaetano, tu dicevi... Sì, ma come sono imbruttito io, devo dire che io quando ero della Sud stavo meglio. Devo dire che sono molto contento che mi avete invitato quest'oggi, grazie. No, ma che ne pensi di questa... Ma io quando vedo le compagnie amatoriali... Dunque, che, no, dai. Cioè, anche tu, no, anche lui è un amatoriale. No, torno indietro negli anni, mi ricordo, i miei inizi e guardo quello che ho fatto oggi e dico, ne è cagnato niente. Sei sempre amatoriale. Ma fare teatro amatoriale con Ceruti e Villano è la cosa migliore che tu possa fare nella vita. Ma tu tu e loro. Assolutamente, sì, ma loro... Vuole rispondere l'attore giovane. Posso dire una cosa? Sì. Però a Gaetano ci sono cresciuti i capelli. Sì, però sono pure più brutto. No, Francesco, tu che sei il più giovane, ma davvero, cosa ti aspetti da questa esperienza? Gaetano Amato, quello che è di là, con capelli. Prima diceva: non tentate a tutti i costi di fare i professionisti, ma tu in realtà lo fai per passione o perché veramente voglio dire. No, assolutamente, io lo faccio solo per passione. Ah, quindi se ti dovesse capitare l'occasione, uno ti vede. No, se mi capita l'occasione, è chiaro che. Però. No, sai che cos'è? Occasioni importanti. No, sai che cos'è? Ecco, vedi, è proprio quello il guaio. È pensare all'occasione importante. Perché uno pensa... Allora, io ricevo decine di mail. Senti, io sto senza lavoro, non potessi avremo fare un film. Vabbè, quella è un'altra cosa. No, ragazzi, ve lo giuro su Cristo. No, dico un'altra cosa rispetto a loro che sono anche bravi. Posso sempre pensare all'occasione importante. Ognuno di noi, io... 23 anni che passavo le mie estati in una sottoscala di una chiesa a inchiodare le scene. Ci vuole il tempo per l'occasione importante, anche perché si trova una bicicletta che tu non sai portare, tu cara, e quella bicicletta non te la daranno più. Però vero è che un attimo fa lui ha detto io lo faccio per passione, poi sì, ha risposto alla mia domanda, quindi la base è quella. Gaetano, vuoi... No, volevo fare soltanto una domanda. Mi dici l'indirizzo di posta elettronica? Perché parecchia un fatica, si fa in un film, si può chiamare. Tu fa una cosa, se mi giri pure il tuo, giriamo la mail insieme. Di dovere. Speranza che ci fa fare qualcosa tutte e due. Federica Riccio.
La compagnia La Banda degli Onesti è composta da attori professionisti e non. Salvatore Forte ha studiato al Teatro Tasso, ha vinto al Festival del Cabaret il premio Renato Rutigliano, e la caratteristica è proprio il mix delle generazioni. Vorrei chiedere a Salvatore, ma anche a Francesco, come lavorate insieme, perché ci sono generazioni diverse, attori professionisti e non. Allora, noi prima di fare teatro siamo amici furi, dunque la cosa bella è che ci conosciamo e sappiamo, cioè io che quando si mette in scena una commedia sappiamo a chi dare dei determinati ruoli. Insieme lavoriamo bene, secondo me ci divertiamo troppo, siamo un gruppo unito e quando facciamo le prove facciamo solo chiasso che le prove, molte volte arriviamo alla prima che non sappiamo nemmeno la commedia. Cazzo, ti stai facendo una bella pubblicità? No, perché no, per sottolineare questa è la cosa, cioè questo sto scherzando, dai. È la cosa che traspare, il fatto del divertimento è proprio capito, semplice. Francesco Senior, che dice? Io aspettando l'occasione che dicevamo a lui, sono arrivato a questo punto che sono rimasto così, insomma, sono rimasto a essere amatoriale, però io lo faccio solo ed esclusivamente per puro divertimento. E che lo fate facciamo nella vita, per esempio? Io lavoro chiaramente, sono in un'amministrazione pubblica. Posso lanciare una piccolissima provocazione? Certo. Allora, io per esempio quando ricordo i tempi di qualche anno fa, insomma, quando facevamo teatro amatoriale, mi ricordo anche io questo spirito, ci si divertiva, si facevano 6 mesi di prova per fare 2 serate, una cosa esagerata, oggi fai 2 giorni di prova per fare 6 mesi di spettacolo, che è nella migliore delle ipotesi, ma nei sogni, nella migliore, una spettacolo, esattamente. Bene, lo dice perché in tournée. No, vabbè, ma per dire come cambiano leggermente, però a volte, e fortunatamente non nel vostro caso, perché è bellissimo il fatto che abbiate scritto per parlare della vostra realtà, quello che noto è quando a volte ci chiamano nelle rassegne amatoriali a presenziare, a giudicare e a dare i premi, un certo spirito di accanimento poi nei confronti dei professionisti. Cioè ho visto tante persone dicendo, sì, ma è che la cosa la faccio meglio, chi gli è arrivata là, ma... Vabbè, di molte persone hanno pure ragione. Assolutamente sì. Però è vero questo, è vero. Io ti dico questo, guarda, noi... lo facciamo per passione. Sai che cos'è che ci ha spinto a dire, ecco, come hai detto tu, è brutto, è bello scrivere una commedia, è bello portarla a teatro, però poi provare 6 mesi per farla 2 giorni, poi metterla nel cassetto e finisce, e finisce là. Quella un po' quella è la delusione che a una compagnia amatoriale resta, perché sì, può venire il parente, wow, bella, è stata divertente, mi sono divertito, però poi ok, e poi adesso? Però noi, ecco. Allora, vedi, l'amatoriale, secondo me, chi ama una cosa, vi si dedica proprio occupando il suo tempo. Incondizionatamente. E il bello del mettere in scena uno spettacolo finisce con la prima, perché poi diventa ripetitività, sì. Diventa routine. Io lo dico sempre, Armando Pugliese. L'altro anno abbiamo fatto 2 spettacoli con Armando, tutti e 2 legati, Giudizio Universale e Napoli Cresta e chi parte. Io avrei voluto prendere subito un altro spettacolo non appena andato in scena. Il bello è proprio lavorarci dentro, il bello della passione verso questo lavoro è cercare di capire come costruirlo, come crearlo, come organizzarlo. Una volta che tu l'hai fatto è finito. Cioè, tu fai un piatto di pasta, lo metti a tavola, quando Lucio che sta mangiando, Lucio, quando ti cucini a te, quando Maria Silvia che sta mangiando quello che ho cucinato, mangia la prima spaghettata e dice, Maron, che buono, per me o posso già levare un piatto. Cioè, il bello è la preparazione e farlo godere la prima volta, che poi siano 2. E non credere che le compagnie professionistiche adesso lavorino 6 mesi, nemmeno più Carlo Giuffrè lavora 6 mesi. Nemmeno Luca De Filippo fa 6 mesi di tournée. I teatri stanno chiudendo, stanno a riaprire i supermercati e chiudono pure loro. È quello il problema. Però
c'è una citazione che dice le passioni salveranno il mondo, quindi noi ovviamente vi invitiamo a continuare il vostro lavoro, invitiamo i nostri telespettatori a visitare la vostra pagina Facebook che è la Banda degli Onesti Napoli, però no, perché c'è un'altra omonima però è in Puglia, e quindi salutiamo i nostri ospiti Francesco Mele, Francesco Sepe e Salvatore Forte, fondatore della compagnia napoletana amatoriale La Banda degli Onesti. Sostenete comunque il teatro. E quando dove possiamo venire ad applaudirvi? C'è qualche prossimo evento? Stiamo data? Progettando appunto per gennaio di o riproporre una delle due che ce le stanno chiedendo. Alcuni ci chiedono, ma perché non riproponete una delle due? Oppure si sta cominciando... Fate come faceva Edoardo quando andava in giro, ne vedrò come di pronto. Fate tre giorni di seguito, una vecchia e due nuove. Beh, una vecchia, una vecchia e due nuove, ormai state in scena tre botte e ripigliate pure il Di Francesco. Volevo dire una cosa. Sì. Alla prossima commedia, se... possono venire a vedere. Cruciapiede Gaetano Amato. Però voi avrete gennaio, abbiamo preso ci calmiamo fino a gennaio. Siamo ancora in video, ci mancherebbe. No, accettate l'invito, stringetevi la mano. Fateci sapere per tempo. Siamo già lì. Noi teniamo un giorno di lavoro all'anno, speriamo che non sia lunga che la giornata. È difficile, è difficile. No, è difficile, c'è il giorno di lavoro per noi. Lucio, se mi permetti, volevo solo fare un invito ai nostri telespettatori, proprio perché siccome loro ci hanno scritto, abbiamo l'indirizzo studio mattina canale 9 @gmail.com piuttosto che la nostra fanpage che è studio mattina canale 9. Come vedete, il nostro salotto è aperto a nuovi argomenti, è aperto anche la vostra promozione in qualche modo, se di cose belle come in questo caso il teatro si parla piuttosto che altri argomenti. Sono totalmente d'accordo con te, giochiamo. E a te? Ma con te, cioè devi stare con lui tutto il giorno, che età? Ci hanno messo pure lontano. Sì. E ti spiego. Vabbè, ma tanto sai che facciamo? Quando finisce la trasmissione alle 13:15, che è ora di pranzo, Gaetano mi cucina qualcosa. Io al primo boccone dirò che buono. Siete a prenotarvi, pubblicità, restate con noi. No, prego.